tua mano, gira, gira, Signore, dacci della virtù, tutte le cose grazie a Gesù, dacci la pace, la santità, il tuo timore, la carità. In questo culto presiedi tu, guida la gloria del buon Gesù, con la tua mano tocca il mio cuore, che a te si spande pane d'amore. Gloria a Dio. Amen. O Padre, Padre nostro che sei nei cieli, Signore, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo, il nome prezioso di Gesù ancora questa mattina. Amen. E vogliamo dirti come il canto: presiedi tu questo culto per lo Spirito Santo ancora. Amen. Una volta. Amen. Vogliamo sentire il tocco della tua mano sulla nostra vita. Vogliamo sentire la tua presenza ancora una volta. Signore, oh, non ci sia stancati di stare davanti a te, anzi, questa mattina ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo e ti adoriamo in spirito. Ti benediciamo, Dio del cielo e della terra. Apri il nostro cuore, apri la nostra mente affinché possiamo spaziare più avanti, più grande, e vedere il trono della tua grazia anche spiritualmente, e sentire gli angeli del cielo che cantano questa mattina, e noi insieme con il canto esprimiamo il desiderio e la gioia del nostro cuore, perché siamo vivi anche stamane. Tu ci hai dato la vita ancora una volta, è prezioso questo. Oh, ricordaci, Signore, che siamo polvere, possiamo venir meno. Amen. Ma tu ci dai grazia questa mattina. Amen. Di stare ancora davanti a te. Ti adoriamo. Amen. Ancora ti adoriamo e ti adoriamo. Benedici i vicini lontani, benedici tutti quanti, Signore. Quante persone hanno bisogno di te, e questa mattina siamo qui per intercedere per tutti, gli uni per gli altri, Signore. Oh, ci sono fratelli e sorelle riuniti in Brasile, in Sud America, in America, in Cina, oh, in ogni parte, in Africa, che ti adorano questa mattina, ti lodano, e noi vogliamo dirti grazie, Signore, grazie ancora una volta. Sì, Signore, stai con noi stamane, perché te lo diciamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Onoriamo la parola del Vangelo. Numero 2, cantiamo ancora, di inni di lode. Benedetto sei, Signore, gloria a te, Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Numero 2, di inni di lode. Grazie, Signore Gesù. Gloria a te, Signore. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Onoriamo la parola del Vangelo, e sei
onoriamo la parola del Vangelo. Siamo grati e riconoscenti ancora una volta al Signore che ci fa riunire insieme per lodarlo e benedirlo con tutto il cuore. Vogliamo dare gloria a Dio. Io voglio leggere il Salmo 100, un salmo bellissimo, molto breve, di lode. Mandate gridi di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui.
Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo il Suo popolo e il gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il Suo nome, poiché il Signore è buono, amen. La Sua bontà dura in eterno, la Sua fedeltà per ogni generazione. Gloria a Dio. Possiamo dirlo questa mattina. Il Signore è buono. Noi no, magari. Noi non siamo buoni, ma Lui è buono. Perché ama coloro che ha salvati. Sei salvato stamane? Hai incontrato il Signore? Dai gloria a Dio allora. La salvezza è una cosa preziosa e meravigliosa. E vogliamo cantare un altro canto ancora, fratelli e sorelle? Ci avete voi? 25 di armonia vogliamo cantare. Gloria a Dio, grazie. Gesù, 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 nome prezioso per me, mi sento vicino, mio re, non posso fare a meno di te. La mia vita ti offro, prezioso Gesù, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Fratelli e sorelle, entriamo nella Sua presenza per mezzo del sangue di Gesù davanti a Dio. Oh, facciamo un passo di fede ancora questa mattina. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, accostiamoci al Signore, accostiamoci con umiltà ma con amore. Gesù ci ama, ci ama. Vogliamo realizzare il Suo grande amore. Allora da noi scaturisce la gratitudine, la gratitudine. Alleluia.
Oh, alleluia! Che faremo senza Gesù? Che faremo? Gloria a Dio, gloria a te, Signore. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo è il tuo nome, Signore, santo sei. Santo, santo, santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Santo, santo, santo. Apriamo il nostro cuore. Gloria a Dio. Apriamo il nostro cuore questa mattina. Alleluia. Gloria. Ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo. Ora camasciaia sai camasciaia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio. Sì, gloria. Signore, alabanza a te, Padre. Sì, Signore. Sì, 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 Signore, alleluia. Oh, gloria a Dio. Santo, santo, santo. Sì, Signore, alabanza. Alleluia. Oh, grazie. Sì, Signore. Sì, Signore. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Thank you, Jesus. Amen. 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 Alleluia. Gloria a Dio. Santo eri Jehová. Ti adoramo, ti adoramo. Grazie, ti adoramo. Grazie. Amen. Grazie, grazie Signore. Grazie, grazie Gesù. Grazie, grazie. Vogliamo cantare? È stato chiamato la sorella Alessandra il 30. Io voglio sempre amar te solo, mio Gesù. E voglio consacrare a te tutto il mio cuore. A te che solo hai dato pace al cuore, pace al cuore. Stamattina pace, eh? Sia pace nei nostri cuori per lo Spirito Santo. A te che solo hai dato tutto a me. Pace ai credenti che sono arrivati adesso. Il Signore vi benedica insieme. Ci uniamo col cantico numero 30. Io sempre amare, e solo mio Gesù, e solo mio Gesù, e voglio consacrare a te tutto il mio cuore, a te che solo hai dato pace al cuore, hai dato pace.
Gloria a Dio. Gloria a Dios. Io vorrei farvi una domanda che è ovvia, ma perché siamo venuti in chiesa stamane? Perché siamo qui? Una domanda semplice. Forse avevamo qualche altra cosa da fare, forse avevamo un altro impegno. Ma sapete che questo è il giorno del Signore? Amen? Questo è il giorno del Signore che Dio ha stabilito comunque per il culto a Lui. E noi vogliamo farlo con tutto il cuore, è vero fratelli e sorelle? Gloria a Dio, questo è il dì fatto dal Signore, dice un cantico. E vogliamo glorificare il nome del Signore. Se non lo facciamo, attenzione, lo faranno le pietre, dice il Signore, se non lo facciamo noi lo faranno le pietre. Noi vogliamo ringraziare il Signore stamane, è vero, vogliamo benedirlo, anche se i problemi s'avanzano, non nascondiamo questo, i problemi s'avanzano, si fanno pare più forti, ma possa Dio essere ancora più forte, Lui è più forte di ogni cosa, amen? Amen. Fratelli e sorelle, gloria a Dio. Persecuzioni, fame, dice l'Apostolo Paolo, non sto predicando, in ogni cosa gli mancava, comunque, ma dava gloria a Dio. L'Apostolo Paolo, anche noi stamane vogliamo dire gloria a te Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore. Vogliamo cantare ancora un altro cantico? Siete in tanti, non vi ho seguito. Cantico? Prego. 28. Sì, poi canteremo anche altri, non vi preoccupate. 28. Spirito di Dio, vieni su noi, riempi i nostri cuori. Amen. Gloria a Dio. Spirito di Dio, vieni su di noi, riempi i nostri cuori e donaci la lode. Spirito di Dio, vieni su di noi, riempi i nostri cuori e guidaci al Padre. Siamo i tuoi strumenti che tu devi apportare
su di noi, riempi i nostri cuori e donaci la lode, Spirito di Dio, vieni su di noi, riempi i nostri cuori e guidaci al Padre. Ti sentiamo più vicino, sei tu il consolatore. Alleluia! Ci dai forza nei momenti di dolore e la fede crescerà. Spirito di Dio, su di noi, riempi i nostri cuori e donaci la lode, Spirito di Dio, vieni su di noi, riempi i nostri cuori e guidaci al Padre. Gloria a Dio, gloria a Dio, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. È proprio vero, se non siamo riempiti di Spirito Santo, che possiamo dare al Signore? Fratelli e sorelle, la nostra umanità, la nostra carnalità, ma se lo Spirito di Dio si muove in me, dice quel cantico, io canto, io lodo, io lotto, io vinco, amen, come Davide. Davide aveva imparato che nello Spirito poteva fare ogni cosa. Vogliamo glorificare il nome del Signore. Un'altra preghiera, vorrei invitare la sorella Fernanda a pregare, fare una preghiera per tutti noi ancora. Gloria a Dio. Gloria a Dio, portate il microfono a sorella Fernanda, grazie, grazie Signore Gesù. Gloria a lui. Gesù, racamascia. Alleluia. Santo eri Dio. Spirito Santo, è tu Signore Gesù, padre della gloria. Signore, ti ringraziamo per quello che hai fatto nella nostra vita, oh Signore. Ci hai salvato, la cosa più importante della vita è la salvezza, oh Signore. Ma tu ci stai vicino tutti i giorni, oh Signore. E sentiamo che senza di te non possiamo fare niente, Padre. Siamo isolati senza di te. Quando lo vedo per me, quando manco al culto, Signore, mi sento veramente giù di morale, perché senza di te non si può stare, senza ascoltare la tua parola, oh Signore. Però a volte vengo a meno perché tu mi vedi, perché non vengo, oh Signore, e mi stai vicino ugualmente, Padre. Tu hai fatto tanto nella nostra vita e ti vogliamo ringraziare, oh Signore. Ti chiediamo ancora, Padre, di stendere la tua mano sopra questo mondo, amen, questo mondo corrotto, amen, Signore, amen, che non possiamo più vedere, Signore, il telegiornale per cose brutte che sentiamo, Signore. Tu che hai fatto questo mondo bello, Signore, ci hai dato tutto, Signore, perfino le più minime cose, Signore. Quando vado in campagna vedo quelle margherite e so che sei tu che hai fatto quella margherita, oh Signore, ti ringrazio, Signore, ma questo mondo la mano dell'uomo lo sta distruggendo, Signore, fermalo, Signore,
e dacci la tua pace, oh Signore. Amen. Guardalo questo mondo così corrotto, oh Signore, che siamo da una valle di lacrime, oh Signore. Vediamo delle cose orrende, oh Signore. Sparge il tuo sangue per tutto il mondo, oh Signore. Guidaci, oh Signore. Fa che ogni ginocchio si possa piegare a te e ogni lingua possa confessare che tu sei il Signore Gesù, oh Signore. Dio misericordioso, prende cura di noi, dei tuoi figli, oh Signore, perché tu hai fatto tutto per noi, ci hai dato tutte le cose che possono servire alla nostra vita, oh Signore, ma non le sappiamo conservare noi, oh Signore. Guidaci, oh Signore, aiutaci, oh Signore, stende la tua mano sopra gli ammalati, oh Signore, sopra i depressi, sopra gli infermi, oh Signore. Pensaci tu, Padre, perché tu puoi tutto, tu puoi fare tutto in questo mondo, Signore. Abbiamo visto quello che è successo, quante morte, oh Signore. Guardami tu, dagli la forza alle famiglie, oh Signore. Ti preghiamo per tutti coloro che non hanno il lavoro, oh Signore, per tutti coloro che hanno grossi problemi, oh Signore, che si devono rivolgere a te. Tutti dobbiamo venire a te perché tu, Signore, sei il re dei re. Grazie, oh Signore, per quello che fai, oh Signore, per quello che hai fatto nella nostra vita, e quello che hai fatto nella nostra vita lo farai pure a chi viene a te, oh Signore. Signore, ti lodiamo, ti ringraziamo, ti esaltiamo perché tu sei re dei re. Signore, grazie per quello che stai facendo, oh Signore, dacci la forza ad andare avanti. Amen. Oh Signore, anche dai momenti più brutti, oh Signore, perché tu ci stai vicino, Signore, l'ho confermato nella mia vita. Sono stata una settimana che tu mi sei stato veramente vicino, oh, Signore. Alleluia. Quando che uno si trova solo, con sola, con il dolore, e non sai, ma io so che ci sei tu, alzo gli occhi al cielo e ti vedo e ti sento che tu mi stai vicino e mi conforti, oh Signore, e ti vogliamo ringraziare, oh Signore. Signore, stende la tua mano sopra i nostri figli, oh Signore, a tutte le famiglie, oh Signore, ti vogliamo ringraziare, oh Signore, ti lodiamo, adoriamolo per 5 minuti in silenzio, oh Signore, perché ho bisogno di adorarlo, il Signore. Stiamo in silenzio e adoriamo il Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia. Adoriamo Gesù. Pura camascenda santa. Pura camascenda santa. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Sei buono Signore. Oh, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Santo Spirito, gloria a te Signore. Alleluia, 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 alleluia. Gloria a Dio, gloria a te Signore. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, santo sei, meraviglioso sei, meraviglioso, Gesù, ora cavasciamo il Signore, Gesù, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, santo, 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 sei Signore, santo, sei Signore. Io volevo cantare il 142, Signore, Shalom, Adonai, silenzio, Shalom. Sentiamo i tuoi passi, oh Signore, sì, perché tu sei qui in mezzo a noi, oh Signore. Signore.
Tu cammini in mezzo a noi, ci stai dando la tua benedizione, oh Signore. E per questo ti ringraziamo, e a te sia la lode e la gloria, oh Signore. Amen, 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 gloria grazie, a Dio, Signore. Grazie Signore. Cantiamo grazie, questo Dio. Cantico con dolcezza, perché la pace del Signore è importante, perché quando abbiamo pace vuol dire che abbiamo Gesù, il principe della pace. È vero, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di pace nel nostro cuore, in mezzo a un mondo, come ha detto la sorella Fernanda nella preghiera, in tumulto. Ogni giorno ce n'è una grave, ma una è la voglia, tutto un disastro, attentati, eccetera, eccetera. Io questa mattina, se mi concedete anche, non perché ieri è stata una giornata, l'hanno dedicata alle donne, ma io ho sentito nel cuore che tutti i giorni dobbiamo pregare perché le donne sono sottoposte a violenze brutte. È vero, fratelli e sorelle? Ieri ho sentito che dobbiamo pregare di più, troppe violenze che noi non possiamo tollerare. Le donne vanno rispettate, amen, fratelli amen. E sorelle, vanno rispettate, amate, ecco. E allora noi vogliamo unirci oggi, domani e sempre, che il Signore possa fermare queste violenze inaudite a volte, assurde. Il Signore abbia pietà di chi fa del male. 142, gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Questa mattina, se c'è qualche peso nel nostro cuore, sentiamo qualcosa, vogliamo dire: Signore, liberami, eh? Vorrei invitarvi tutti quanti ad unirci insieme affinché, se c'è qualcosa, qualcuno di noi, chiunque sia, abbia dei pesi, dei problemi, il Signore può aiutarci. Nel nome di Gesù invochiamo il sangue di Gesù. Amen, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. C'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore brevemente? Vuole dare gloria a Dio? Chi sarà? Vediamo. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Gloria a Dio. Grazie Signore, grazie Gesù, grazie. Chi vuole ringraziare il Signore? Sorella Fernanda. Come ho detto prima, il Signore sa perché non vengo,
però sento tanto la sua mancanza, il culto, la sua parola, e per questo stamattina lo ringrazio, perché sono qui, anche un po' zoppa, però sono riuscita a venire qua, e per questo lo voglio ringraziare, perché sento che mi sta tanto vicino, e c'ho qualcuno che quando mi sento sola, mi sento nel dolore, so che posso andare da lui, e per questo lo voglio ringraziare per tutta la mia vita. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. 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 Vedete, vedete che... Prego. Il Signore veramente è buono e la sua benignità dura in eterno, la sua fedeltà è per ogni età, dice la sua parola, e lo voglio lodare questa mattina, lo voglio ringraziare, lo voglio benedire, alleluia, perché mi porta avanti, perché mi sta a dare qualcosa di, in questi giorni, di meraviglioso. E veramente ne sono grata al Signore, perché Lui ha fatto tutto per me, io non ho fatto niente, ma Lui ha dato Gesù a morire sulla croce per me, per i miei cari e per tutte quelle che crederanno in Lui. E lo voglio lodare, ringraziare, benedire con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente e con tutta me stesso, perché è buono, alleluia. È grande il Signore, è meraviglioso, alleluia, gloria all'Eterno, alleluia. Grazie, Signore. Amen, 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 gloria a Dio. Grazie, credo che si voglia cantare Padre. Sì, 163, Padre. Beh, è un bellissimo cantico, credo. Piace a tutti noi. Ci abbiamo un Padre meraviglioso. Quello umano a volte purtroppo, sì, c'è chi ce l'ha ma come se non ce l'avesse, a volte la vita è strana purtroppo, e oppure chi l'ha perduto, nel senso temporaneamente che non se n'è andato col Signore, ma abbiamo un Padre che è perfetto, Dio nostro Padre. Amen. Quella preghiera che non facciamo perché, non perché è fatta male, è soltanto un esempio. Padre nostro che sei nei cieli, gloria a Dio, ma Egli ha mandato Gesù ed è in mezzo di noi, gloria a Dio. Non è una lontananza infinita, Lui l'ha accorciata e l'ha avvicinata per mezzo di Gesù. Gesù intercede per noi. Allora cantiamo il 163. Grazie Gesù. Ci siede? Ehi, coraggio. Gloria a Dio. Padre, posso dire solo questo. Quando penso a ciò che fai, ogni istante tu per me, Padre, che mi svegli la mattina. E mi segue ovunque vado, dirigendo i passi miei. Padre, guardo un bimbo e vedo te. Guardo un fiore e scopro te.
gloria. Gloria a Dio. Allora vogliamo, mi è stato raccomandato di farlo a metà culto, giustamente, l'offerta, ci alziamo in piedi e cantiamo il 161, vogliamo raccogliere la nostra offerta. Ah, allora dopo l'offerta, ok. Cantiamo questo, 161, facciamo l'offerta. Vieni, fratello. 161. Gloria a Dio. Vieni. Grazie. Signore benedica l'offerta. Amen. Signore benedicila. Amen. Per l'opera tua. Benedica chi offre con tutto il cuore. Alleluia. Gloria a Dio. Io so che tu sei qui. Sento il tuo camminare, ti muovi tra il tuo popolo portando libertà. Questo è il cantico che volevate cantare? Amen. Era questo? Bene, allora siamo concordi. Il Signore ci ha guidato in questo. 161. Gloria a Dio. Io so che tu sei qui. Signore, sento il tuo camminare. Signore, ti muovi tra il tuo popolo, portando libertà, portando libertà. Io so che tu sei qui. Signore, sento il tuo camminare, Signore, ti muovi tra il tuo popolo, portando libertà, portando libertà.
amata io sarò. Alla fede arriverò, arriverò. Alla fede ti toccherò. Attenzione, ricevo e so che trasformata io sarò. E sé que tú estás aquí, Señor, siento tu caminar, Señor, te mueves tras tu pueblo, trayendo libertad, trayendo libertad. Sé que tú estás aquí, Señor, siento tu caminar, Señor, te mueve tras el pueblo, trayendo libertad, trayendo libertad. Transformada io seré, con mia fede alcanzaré, alcanzaré, con mia fede te toccaré, i milagros recibiré, recibiré, e se che trasformata io sarò. Gloria a Dio, amen. Potete accomodarvi, amen. Ora, ieri hanno fatto le, ci sono state le prove, e quindi il canto che è stato fatto è il prodotto del lavoro che di ieri. Anche in spagnolo avete visto, una parte italiana, una parte in spagnolo. Il Signore benedica le sorelle e tutti coloro che si adoperano. Guardate, mi seguite? Lavorare per il Signore è la cosa più importante, più gratificante. Siete silenziosi stamattina? Siete silenziosi, pensierosi? State pensando? Lavorare per il Signore è il privilegio più grande. Amen. Quello che facciamo in terra passa presto o tardi, ma quello che facciamo per il Signore rimane in eterno. Alleluia. Gloria a Dio. Allora, vogliamo leggere la parola del Signore stamane con l'aiuto di Dio, e vogliamo leggere in Prima Timoteo capitolo 2 dal verso 1. Prima Timoteo, prima lettera a Timoteo, capitolo 2 verso 1 e successivi. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamento per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio
non tanti dii, uno solo, anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo, chiaro, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questo è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Gloria a Dio. L'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, sta facendo delle raccomandazioni molto importanti alla Chiesa di Efeso, perché si prevede già una persecuzione molto forte. I credenti furono perseguitati, uccisi e quant'altro, ogni cosa. Ma ecco che l'Apostolo Paolo scrive e dice che bisogna dare spazio alla preghiera. Fratelli e sorelle, senza la preghiera non andiamo da nessuna parte. È necessario che il popolo di Dio preghi in ogni tempo per lo Spirito Santo. Oh, fratelli e sorelle, quanto è importante quando noi riusciamo, perché a volte veniamo impediti da svariate prove, momenti difficili, ma quando noi riusciamo a trovare la forza spirituale in Dio, in Cristo, ad avere una preghiera davanti al Signore, questo è accettevole a Dio. Ricordiamoci che il Signore s'aspetta che tutti noi, non uno in particolare, nella Chiesa non c'è uno specializzato nella preghiera, tutti pregano, amen fratelli e sorelle, tutti pregano, tutti debbono sentire il desiderio di pregare il Signore. Ora la cosa importante è che la preghiera, dice l'Apostolo Paolo, ha quattro aspetti importanti. Ed è un ordine che lui dà per lo Spirito Santo. Non pregare così, ma pregare in una certa maniera biblica, come è scritto qui. E lui inizia con la preghiera di supplicazione. Supplicazione. Sono quelle preghiere insistenti, continue davanti al Signore, di cuori che sentono il bisogno di Dio, in quella umiltà nella preghiera, in quella forza. Vi ricordate, l'abbiamo già detto altre volte, Anna rimane un esempio bellissimo. Questa donna travagliata, aveva dei problemi, non poteva avere figli, ma andò al tempio, andava e ritornava e supplicava, e dice la scrittura che piangeva e le sue labbra si muovevano davanti a Dio. Quanto è importante, fratelli e sorelle, questa, la supplica fino alla risposta. Amen fratelli e sorelle, ci siete per favore? Noi dobbiamo pregare, vogliamo pregare finché otteniamo la risposta di Dio, con insistenza, fino alla fine. La preghiera costante è importante. È scritto in Ebrei capitolo 5 verso 7, avendo con grida e lacrime offerto supplicazioni al Signore. E dice Giacomo al capitolo 5 verso 16, molto può la supplicazione del giusto, giusto non è nessuno, ma del credente, molto può la supplicazione. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, dacci questo spirito di supplica nella preghiera anche. È una preghiera bellissima questa, fratelli e sorelle. E Neemia, vi ricordo, capì
l'importanza, quando lui seppe che Gerusalemme era distrutta, si informò. Conoscete questa storia bellissima? Neemia si informò, lui era il coppiere del re, stava bello tranquillo, poteva rimanere lì, ma lui si interessò del suo popolo, dei suoi amici che aveva lasciato in Gerusalemme. E quando gli fu detto che era tutto distrutto, dice la scrittura che quest'uomo si inginocchiò e cominciò a piangere, a fare cordoglio, a fare digiuno davanti a Dio. Fratelli e sorelle, questo è il tempo ancora oggi, perché il tempo è questo. Vediamo rovine in ogni luogo, in ogni posto. Noi, il popolo di Dio, deve supplicare. Amen, fratelli e sorelle? Dobbiamo interessarci anche di quello che accade, affinché il Signore possa mettere quiete nei cuori. Dobbiamo pregare di più, con supplica davanti a Dio. Pregare, amen, fratelli e sorelle. Gloria a Dio, coraggio stamattina. Alleluia. Oh, Jesus, sai kamashanda, sai kamash. Pregare, 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 supplicare il Signore. Oh Signore, oh Anna ebbe poi il risultato della sua supplica, perché ricevette quello che aveva chiesto, perché l'aveva chiesto con tutto il cuore, con tutta se stessa. E poi, fratelli e sorelle, le preghiere, un altro aspetto. Prima la supplica è una preghiera con suppliche a Dio, poi la preghiera. Questa è la forma più abituale che noi facciamo, che riflettono i desideri, i bisogni, le preoccupazioni del cuore. Che cos'è la preghiera? È parlare con Dio. Amen, fratelli e sorelle. La preghiera è parlare con Dio. La preghiera è il respiro dell'anima. L'anima nostra respira. È come se noi ci fermassimo a respirare, moriamo subito. Così l'anima ha bisogno di pregare e parlare con Dio. Fratelli e sorelle, coraggio, parliamo con il Signore. Parliamo con Dio per mezzo dello Spirito Santo, che intercede per noi e ci dà le parole giuste. Noi tante volte ci affanniamo a cercare le parole nella preghiera, ma se lo Spirito Santo ci investe, le nostre parole vengono tradotte, lo Spirito Santo ci dà le parole giuste per pregare il Signore. Possa lo Spirito Santo questa mattina toccare la vita nostra, di tutti quanti, nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Dio. Il tocco dello Spirito Santo che ci fa muovere nella preghiera. Allora sì, diciamo tante volte: fratello, sorella, non riesco a pregare, c'ho dei problemi, sono appesantito nell'anima. Oh, allora vogliamo dire questa mattina, chiunque sia, iniziando dal sottoscritto, se non riusciamo a pregare, vogliamo dire: Signore, liberaci da ogni legame, liberaci da ogni pesantezza, affinché possiamo parlare con te. Parlare, parlare con Dio. Quanto mi piace questo. Com'è possibile, dice la gente, perché noi veniamo dalla cultura, una certa cultura religiosa, che dice, che si diceva poi soprattutto negli anni passati, molti anni fa qui in Italia, ma credo un po' ovunque, che c'era bisogno di qualcuno che doveva intercedere, un uomo che doveva intercedere per noi. Ma noi abbiamo Gesù Cristo invece. Non abbiamo un uomo, abbiamo Gesù. Ho fatto un salto. Qualcuno non si scandalizzi che sta guardando, siamo molto seguiti in questi culti. Ho fatto un salto, non so neanche io. Gloria a Dio! Fratelli e sorelle, è importante questo. Oh, Gesù Cristo che intercede per noi. Ah, ma che dici, fratello? Gesù
Vi ricordo, Gesù pregava. Gesù pregava. Gesù pregava. È scritto che di tanto in tanto scompariva, spariva. Non lo trovavano più. E dov'era? Dov'era? Si appartava per pregare il Padre. Per pregare il Padre. Perché? Perché Gesù era anche vero uomo ed aveva bisogno di parlare con suo Padre. E noi abbiamo bisogno di pregare con il nostro Padre Celeste. Amen, fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno di parlare con Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Quando? Quando? Dice qualcuno, c'è un momento speciale? No! La mattina, la mezza mattina, pomeriggio, mezzanotte, a qualunque ora noi abbiamo la possibilità di pregare il Signore. Amen! Gloria a Dio! Vi capita a volte, la notte pure, di notte uno sta dormendo, poi si sveglia, gloria a Dio, e uno cerca la faccia del Signore, ha bisogno di pregare anche di notte. Oh, dice qualcuno, ma la notte è fatta per dormire. La notte è fatta per dormire. No, io voglio dirvi una cosa, sì, fisicamente è così, ma lo spirito è sempre sveglio. Lo spirito che il Signore ha messo in noi è sveglio, gloria a Dio. Gloria al nome del Signore. Allora, l'altro aspetto della preghiera, è interessante sapere questo, sapete? È molto interessante, perché noi altrimenti possiamo fare delle preghiere un po' confuse, ma la parola ci indica bene. Il terzo punto è l'intercessione. Le preghiere con intercessione. Che vuol dire? Pregare, queste sono le preghiere più intime e personali. Provengono da una relazione molto personale fra il credente e Dio. Allora si intercede a favore di qualcuno. Amen, fratelli e sorelle. Si intercede, questo dobbiamo farlo, fratelli. Dobbiamo farlo di più. Io ho bisogno, pregate per me. Ma preghiamo gli uni per gli altri. Preghiamo per coloro che ci seguono, preghiamo per i vicini, per i lontani, preghiamo, fratelli e sorelle, per i bisogni altrui. Noi non siamo degli egoisti, non so se mi comprendete tutti questa parola. Io esisto solo io e basta. C'è gente che è molto egoista, io e basta. Ma ci sono gli altri. Gloria a Dio, ci sono i familiari. Ci sono gli amici, ci sono i conoscenti, quelli che non conosciamo. E noi dobbiamo pregare per tutti quanti, fratelli e sorelle. E infatti dice l'Apostolo Paolo in Efesini 6,18, pregando in ogni tempo per lo Spirito, pregando in ogni tempo per lo Spirito su ogni cosa. E su ogni preghiera di supplicazione e a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi ed anche per me. Eccoci qua. Vi voglio svegliare stamane. L'Apostolo Paolo chiedeva preghiere per se stesso. Pregate anche per me. Dirà qualcuno, ma che bisogno ci aveva l'Apostolo Paolo? Che era ripieno di Spirito Santo, stava a posto. No, l'Apostolo Paolo diceva pregate per me. Alleluia! E preghiamo gli uni per gli altri, fratelli e sorelle. Non la guerra, ma la preghiera fra i credenti, l'uno con l'altro, veramente con tutto il cuore, raccomandando le persone al Signore. Questa preghiera, ascoltatemi, questa è molto importante, quella della intercessione, perché allarga il nostro cuore, la nostra mente, la fa più larga. Io ho iniziato nel 1985
ero giovane e c'era un fratello americano, fratello Richard Carey, e mi insegnò questo, che la preghiera fatta con tutto il cuore per intercessione raggiunge ogni posto del mondo. C'hai qualche parente in Sud America? C'hai qualche parente in Africa? C'hai qualche parente in Cina? Non credo, ma comunque prega! Con la preghiera si travala ogni... Non c'è bisogno dell'aeroplano, no! Con la preghiera all'istante, in un momento, tu raggiungi migliaia di chilometri la persona per la quale il Signore ti ha messo il peso nel cuore. Facciamolo, fratelli e sorelle, è importante, una preghiera altruista. Perché Gesù ha pregato la preghiera sacerdotale per i discepoli e per tutti? Perché sapeva che i discepoli avevano bisogno. Gesù prega per i suoi discepoli perché li ama. È l'amore che muove la preghiera di intercessione. Se io non ho amore, non posso pregare, non sento il peso di nessuno. Fratello, ma io già c'ho, l'ho ripetuto, ma io già c'ho tanti guai per me, devo pensare pure agli altri. Sì, perché questo, ripeto, ci allarga il cuore, ci distoglie a volte anche dalla nostra situazione, quando noi preghiamo per gli altri. Vogliamo dire, Signore, questa mattina, aiutaci. Il Signore è vicino, dice Paolo. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio, in preghiera e supplicazioni con azioni di grazie. Ma mi piace anche quella che dice in Colossesi 4:2: perseverate. Ci siete, perseverate nella preghiera, vegliando, occhi svegli in essa, con rendimento di grazie. È importante, fratelli e sorelle, dobbiamo pregare anche con ringraziamento e con lode. Questo è il quarto aspetto. Non vi distraete. L'abbiamo ringraziato il Signore? Guardate, se non c'è la preghiera di ringraziamento, la nostra vita si indebolisce, si inaridisce, diventa come il deserto, deserto. Ma se noi ringraziamo il Signore, dice, ma di cosa devo ringraziare il Signore? Ma ce ne abbiamo motivi. Abbiamo i motivi giusti per ringraziare il Dio, prima di tutto per la salvezza divina. E poi per il resto, se oggi ci troviamo in difficoltà, ugualmente dobbiamo avere la forza di dire, Signore, io ti ringrazio. Perché un cuore grato e riconoscente a Dio, il Signore si compiace. Ora, chi ha avuto dei figli sa, posso fare questo esempio? Perché tanto genitori si è stati, abbiamo avuto dei genitori, i nostri figli avranno dei genitori e via discorrendo. Saranno dei genitori perché avranno dei figli. Allora, i figli a volte è tutto scontato, è tutto logico. Mio padre e mia madre mi danno magari il soldo, un po' di soldini, un regalo, questo e quell'altro. Ma quanto è bello quando un bambino, un ragazzo dice, papà, mamma, grazie, grazie per quello che mi hai dato. La gioia, no? Che dite voi? È bello ringraziare i propri genitori. Che c'è scritto? Questo è nell'umano: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano moltiplicati. Vogliamo dire, Signore, noi
ti amiamo con tutto il cuore e ti ringraziamo, fratelli e sorelle. Amen. Gloria a Dio. Per chi dobbiamo pregare? Per chi? Guardate che in questi passi poi andate a casa e rileggeteli con calma. Per chi? Per tutti gli uomini, per tutti, indistintamente, per tutti, iniziando dalla famiglia di Dio, certo, iniziando dai fratelli e dalle sorelle, pregare, ma per tutti gli uomini. Sapete che tutti sono creatura di Dio, creature, non figli, figli si diventa quando si nasce di nuovo, ma tutti sono creature di Dio. Dio ha creato l'uomo, la donna. Ebbene, noi dobbiamo pregare per tutti quanti, fratelli e sorelle, dobbiamo farlo in continuazione, per tutti coloro che sono perseguitati in questo momento difficile della nostra società. I credenti devono pregare. Io ieri, questi giorni, pare che mi sono un po', il cuore si ammorbidisce nel vedere tante sciagure, tante cose, ma soprattutto i giovani, le persone. Posso dirvi qualcosa? Ieri hanno parlato dei giovani e hanno spiegato che dopo tanti anni di calma si è tornati, hanno fatto vedere delle immagini. Io vedo pochissimo la televisione, poco, perché fa male, non è che fa bene. Sono tornati alla droga, quella più forte, e hanno fatto vedere un luogo dove vanno a drogarsi con le siringhe e quant'altro, e sono ragazzi distrutti dalla droga, che consuma prima la mente, distrugge. Che cosa facciamo noi di fronte a questo? Vogliamo pregare, fratelli e sorelle, per i giovani? Vogliamo pregare? Visto quelle scene, è stato triste, ho detto Dio, mi scendevano le lacrime, Dio abbi pietà, Signore, di questi ragazzi. Voglia tu intervenire con potenza. Alleluia, alleluia, perché io, a mio parere, questo è il mio parere, chi si droga è perché è disperato, perché non sa dove guardare, non c'ha lavoro, non c'ha speranza e si buttano sulla droga. Oddio, possano cercare la tua faccia questa mattina, questi giovani. Amen. Liberali nel nome potente di Gesù. Per le autorità, fratelli e sorelle, alla preghiera, dicevo prima, per tutti gli uomini, naturalmente per la Chiesa, per le famiglie e perfino per i nemici. Ah, questo è il punto più difficile, pregare per i nemici. È difficile, ma se lo Spirito Santo si muove in noi, ci dà la forza pure di pregare per coloro che sono nemici, che ci sono contro, che ci danno addosso, che ci colpiscono. È soltanto lo Spirito Santo, perché nella carne non ce la faremo mai, non ci riusciremo mai, ma nello Spirito possiamo dire: Signore, tocca potentemente quella persona che mi sta facendo tanto del male, nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Dio, gloria a Dio. E concludo per gli uomini in autorità. Ma ci dimentichiamo spesso che bisogna pregare per i governanti. Ci siete governanti, in autorità. Pensate che l'Apostolo Paolo, mentre scrive, c'era Nerone. Chi è che non conosce Nerone nella storia? Che cos'era Nerone? Era tremendo. Era un uomo terribile, cattivo, prendeva i cristiani, li uccideva con la scusa e dava la colpa ai cristiani. Pensate, stavo leggendo l'altro giorno,
La storia è importante. Li usava, e non vi scandalizzate, ma questo dovete saperlo e lo sapete, li usava, li metteva sui pali e li incendiava per illuminare Roma. Ora camascianda assai camato. Che cosa sono i nostri problemi? Ma questi credenti, dice la storia, che cantavano a Dio mentre erano presi dal fuoco, mentre dovevano affrontare i leoni, davano gloria a Dio e la Chiesa si moltiplicava. Povero Nerone, pensava di distruggere la Chiesa, pensava, dice, io distruggo la Chiesa di Cristo, invece la Chiesa moltiplicava. Per ogni credente, forse 10, 100, 1000 si convertivano a Cristo. Perché? Perché vedevano, guarda, sta per morire, ma dà gloria a Dio. Alleluia. Signore, aiutaci. Vuoi pregare per Nerone? Paolo, ma invece è così. Paolo dice pregate. Pregate anche per coloro che sono in autorità. E noi dobbiamo pregare per i governanti, qui in Italia, in tutto il mondo, ma soprattutto qui in Italia, che sono proprio nella confusione più totale. È vero, i nostri governanti italiani, ma credo che altrove, sono in tutto il mondo, la sorella dice così. Ma dobbiamo pregare per i governanti affinché possiamo condurre una vita nella libertà. Abbiamo desiderio di pregare in questi quattro aspetti, Vogliamo farlo, fratelli e sorelle, in questa supplicazione, preghiere, intercessioni e ringraziamento? Vogliamo essere ordinati nella preghiera? Oh Dio, dacci per lo Spirito Santo i momenti nei quali dobbiamo supplicarti, nei momenti nei quali dobbiamo pregare, quando dobbiamo intercedere per qualcuno, verso qualcuno, e quando dobbiamo ringraziarti. Signore, aiutaci veramente, fratelli e sorelle. Non sono preghiere differenti, ma nascono tutti da un ceppo, che è quello spirituale, perché lo Spirito intercede per noi. Allora, fratelli e sorelle, lasciamoci guidare dal Signore. Sono tempi difficili, non mi dite nulla, lo capisco, non è facile, ma non abbiamo altra strada. Guardate, vi lascio questo, sto andando oltre. Non abbiamo altra strada. Il cristiano ha due cose fondamentali e le uniche due importanti: preghiera e parola di Dio. Amen. La preghiera e la parola di Dio. Allora preghiamo e leggiamo la Bibbia e Dio ci darà grazia sopra grazia e ci darà quello di cui abbiamo bisogno. Signore, ti ringraziamo stamattina. Amen. Gloria a Dio. Ti ringraziamo perché possiamo parlare con te. Alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Gloria a Dio. Una preghiera. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Signore Gesù. Grazie, gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Sorella Giulia, una preghiera, vai. Coraggio. Gloria a Dio. Portate il microfono. Gloria a te, Signore. Gloria a te. Santo Spirito, Santo Spirito. Santo Spirito. Santo Spirito. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo anche in questa mattina, Signore, perché abbiamo potuto ascoltare la tua parola ed è stato cibo sano per noi, e per questo ti vogliamo innalzare, benedire, ringraziare, Signore.
pavo, Signore, che questa tua parola entra in noi, Signore, e porta il beneficio che abbiamo di bisogno, Padre, per innalzare te e te soltanto, Signore, e per, Padre, per intercedere per i nostri cari. Amen. E per tutti. Amen. Quanti, Signore, fortificaci in te, oh Signore, perché ci sentiamo veramente deboli, oh Signore. Però l'Apostolo Paolo diceva: quando io sono debole, sono forte in te. E questa mattina ti voglio benedire, ringraziare per tutto, Signore. Fa che in questa giornata tu stai ancora con noi, Padre, e che tu possa veramente guardare, Signore, le cose che abbiamo di bisogno, Signore. E in questa mattina, Signore, voglio approfittare che sto pregando, voglio mettere mia figlia nelle tue mani. Amen. Signore. Amen. Tu conosci ogni cosa, Signore, tu conosci i nostri bisogni, Signore. Io ti prego, Signore, che tu possa intervenire grandemente, Signore, perché vogliamo vedere la tua gloria in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen, 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 amen. Gloria a Dio. Grazie, Gesù. Allora cantiamo il 553 di questo libretto, Inni di Lode, 553. Grazie Gesù. Gloria a Dio. Ricordate domani la preghiera, ecco, giusto, giusto. Abbiamo la riunione di preghiera, veniamo per pregare. Gloria a Dio. 553. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto, io prego, io lodo, io lotto, io vinco come Davide, come Davide. Amen. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto come Davide. Io canto, io canto come Davide. Io canto, io canto come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io prego come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io prego come Davide. Io prego, io prego come Davide. Io prego, io prego come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lodo come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lodo come Davide. Io lodo come Davide. Io lodo come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lotto come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lotto come Davide. Io lotto come Davide. Io lotto come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io vinco come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io vinco come Davide. Io vinco come Davide. Io vinco come Davide. Amen, gloria a Dio. Signore, dacci lo stesso spirito di Davide.
il salmista. Oh, rivestici del tuo spirito affinché possiamo fare ogni cosa secondo la tua volontà. Ti ringraziamo, accompagnaci alle nostre case. Amen. Rimani con noi, Amen. Signore, rimani con noi, stai con noi giorno Amen. E notte. Ne abbiamo bisogno di te ogni volta. Grazie, Signore, per questa mattinata. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio.